Ciao a tutte e a tutti, benvenuti a questa nuova meditazione, la meditazione numero 3, in cui continueremo questa esplorazione del nostro corpo. Come dicevamo, noi siamo uno spirito che abita un corpo e continuiamo ad esplorare in che modo noi lo abitiamo. Facciamo un bel respiro profondo. Ci rilassiamo, ci mettiamo comodi nella posizione in cui ci troviamo. E come se fossimo degli esploratori. Osserviamo il nostro corpo. Che cosa ci sta dicendo in questo momento? Entriamo all'interno e osserviamo se ci sono delle zone di calma. Ci sono delle zone invece che sono contratte o agitate senza voler cambiare qualcosa. Siamo come degli osservatori. Ricordiamo che il nostro corpo è sempre sincero con noi. Dice la nostra verità del momento. Non è un nemico da combattere. È un amico che ci dice: ehi, guarda qui, che cosa c'è? Entriamo ancora più in profondità e osserviamo se ci sono delle parti nelle quali stiamo bene. E cerchiamo di dargli parola a queste parti. Per esempio, mi sento bene nella parte destra delle gambe all'esterno, e sento come un movimento che per me è piacevole, per me significa che sto bene. Potrebbe essere una percezione, una sensazione in tutto il corpo, oppure una percezione, una sensazione specifica. Diamoci il permesso di ascoltare l'espressione della salute in questo posto. E poi spostiamoci in una zona in cui c'è un disagio o una restrizione o un dolore. E anche lì cerchiamo di trovare le parole per esprimere quello che c'è, quello che percepiamo. Potrebbe essere un senso di contrazione, un senso di avere degli spilli, di avere una tensione. Semplicemente osserviamo quello che c'è senza volerlo cambiare. E
continuiamo ad esplorare questo ascolto di noi stessi, andando ancora più all'interno. Dove c'era questa zona di disagio, potremmo voler chiedere: cosa mi stai dicendo? Cosa c'è qui? Potrebbe essere un'immagine, un suono, una parola, qualsiasi cosa. Arriva, va bene. Adesso lasciamo questa zona. Sia che abbiamo la risposta, sia che non l'abbiamo, lasciamo questa zona del disagio e torniamo di nuovo ad ascoltare la parte dove ci sentiamo a nostro agio. Di nuovo torniamo ad ascoltare la parte del disagio e ognuno con i suoi tempi facciamo la spola tra un posto e un altro per 2 o 3 volte. Prendiamo tutto il tempo per farlo. E man mano che facciamo questo lavoro di spola, osserviamo se ci sono dei cambiamenti. Potremmo osservare, può darsi, che la zona nella quale avevamo il disturbo non è più la stessa. Il disturbo si è attenuato oppure è sparito. Quindi questo può, ci dice che la parte di noi che sa com'è la salute, come è quando stiamo bene, può guarire la parte che non sta bene, semplicemente se io gli pongo l'attenzione necessaria. E adesso per
connetterci maggiormente al nostro corpo, possiamo utilizzare delle affermazioni. Questo corpo è al mio servizio. Questo corpo è al mio servizio. Questo corpo è al mio servizio. Questo corpo è mio. Questo corpo è mio. Questo corpo è mio. Questo corpo è il mio linguaggio. Questo corpo è il mio linguaggio. Questo corpo è il mio linguaggio. Questo corpo la mia incarnazione. Questo corpo è la mia incarnazione. Questo corpo è la mia incarnazione. La mia volontà dà vita a questo corpo. La mia volontà dà vita a questo corpo. La mia volontà dà vita a questo corpo. Questo corpo esprime il divino che è in me. Questo corpo esprime il divino che è in me. Questo corpo esprime il divino che è in me. Namaste.